È stato inaugurato questa mattina e restituito alla città il centro polifunzionale Mian Villa di Via Cupa Signoriello a Milano. È un complesso immobiliare confiscato alla criminalità, trasferito al comune e da oggi pronto ad accogliere attività sociali, divenendo luogo di incontro e aggregazione per gli abitanti del quartiere. L'ennesimo bene confiscato alla camorra, restituito al territorio, restituito ai bambini, restituito alle famiglie, con attività di inclusione sociale, di educazione, di pedagogia, di avviamento al lavoro, di intrattenimento, apertura mattina e pomeriggio. Devo dire che stiamo raggiungendo risultati incredibili nella città di Napoli e nella città metropolitana. Beni sottratti al crimine e restituiti al territorio, soprattutto in quartieri anche difficili che hanno tanto bisogno di punti di aggregazione. Con i fondi ministeriali del PON Sicurezza, oltre 560.000 euro, il centro è stato recuperato dal comune che ha dotato l'intera struttura degli arredi e delle attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività. A gestirlo è la cooperativa sociale Il Quadrifoglio, che da anni è impegnata sul territorio nella realizzazione di progetti di inclusione sociale. Vogliamo che questo centro diventi un posto riferimento per gli abitanti del quartiere dei cittadini di Milano. Questo è il nostro, apriamo le porte. In questi quartieri c'è bisogno veramente di aggregazione e quindi i cittadini hanno voglia di riscatto e quindi questa è la struttura giusta per dare questo segnale. Il Mian Villa ospita laboratori di educativa territoriale per minori, corsi di musica e recitazione, pet therapy, vi è inoltre un centro di orientamento al lavoro con laboratori multimediali di ceramica e di cucina. Aperto tutti i giorni, il polifunzionale è destinato prevalentemente ai minori, ma offre anche sostegno alle famiglie che vivono situazioni di disagio.